黒の空を貫いて地球を打った雷槌は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will you love me tomorrow?飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、マクロス。Min Mei ottiene il permesso di tornare in Giappone a visitare i propri genitori e Hikaru l'accompagna. Qui la ragazza incontra suo cugino Kaifun, che aveva lasciato l'isola di Atalia prima della partenza di Macross. Nel frattempo, Misa e Global espongono il loro rapporto sugli Zentradi, ma non sono in grado di esibire alcuna prova e si vedono osteggiati dal Comando Supremo Terrestre, che arriva a negare anche il permesso ai superstiti civili di lasciare Macross. È terribile! Perché non vogliono che torniamo a terra? Mi sarei aspettata qualcosa di più dal quartier generale. Non ho mai visto tanta indisponibilità in vita mia. E lei ha intenzione di accettarlo senza protestare? Comandante, deve assolutamente opporsi! Capitano! Per favore, adesso tornate ai vostri posti. Sono già in difficoltà per trovare un modo di dare l'annuncio ai civili. Grazie. Aspetti! Inutile. Ci ha piantato in asso. Vanessa, il comandante non poteva opporsi a questa decisione. Un militare deve sempre obbedire, giusto? Sempre, sì. Sarà, ma non sopporto che decidano della mia vita. Già. Che ne dite di distrarci un po'? Giusto, andiamo in città. Buongiorno. Kaifun! Sono tornato, mamma. Sei proprio tu. Io non riesco a crederci. Sto sognando. No, sono io, mamma. Non stai sognando. Kaifun, sei tornato. Adesso fai piangere anche me. Scusate, sto mettendo tutti in imbarazzo. Non fa niente, davvero. Ciao papà, come stai? Ti trovo in gran forma. Già. Tesoro. Lascialo stare, mamma. Lo sai com'è fatto, non mostra mai ciò che prova. Diavolo di un ragazzo. Ehi, sarà commestibile? Non lo so, ma ha un profumino. L'unico modo per scoprirlo è assaggiarlo. È da quando abbiamo finito le provviste che non mettiamo niente sotto i denti. D'accordo, ma come facciamo a procurarcelo? Qui non c'è nessuna apertura. Coraggio, Rory, pensaci tu. Ricevuto. Mi ci vorrà un attimo, eh? Sei impazzito per caso? Quello non è cibo! Ma non vedi che è di plastica? Certo che per addentare quella schifezza devi avere una fame non indifferente. Coraggio, accomodati. Preparerò qualcosa a te e ai tuoi amici. Venite. Andiamo? Aspettatemi! Come mai tanta folla? Ehi, ragazze,
Salve. Ehi, ma è il tenente Igidio. Sembra da solo, andiamo. Ciao, Max. Non mi aspettavo di vederti in compagnia del tenente Ayase. Veramente ci siamo incontrati per caso in città. Tenente Igidio, come mai c'è tutta questa confusione? Il figlio del proprietario del ristorante, vale a dire il cugino di Min Mei, che era scappato di casa, è tornato dopo moltissimo tempo. E quindi tutto il vicinato si è radunato qui per dargli il benvenuto. Sì. Com'è bello! Ryber! Smettila di fissarlo, se ne accorgerà! Senti chi parla, ti è cambiato il colore degli occhi! Tenente Igidio, sai come si chiama quel giovane? Si chiama Lin Kaifun. Però hanno un nome delizioso! Sembrano tutti felici di rivederlo! Siete amici di Icaro, vero? Guarda, guarda, quante belle ragazze! Ehi, Kaifun, vieni qua giù! Ci sono dei nuovi clienti! Benvenuti nel nostro ristorante. Grazie, grazie, molto, molto gentile. Kaifun, anche se non hai simpatia per l'esercito, devi ammettere che ha le sue bellezze. Oh no, che stupido, ho fatto una delle mie solite gaffe. Beh, allora è meglio che io tolga il disturbo. Scusate, a dopo. Se ho capito bene, sei un antimilitarista. Sì, la guerra non mi va, genio. Combattere non serve a nulla. Le armi producono soltanto morte e distruzione. Producono solo distruzione e bisogna pur difendersi. Già, certo, non mi sono arruolato nell'esercito tanto per divertirmi. Ragazzi, ma che cosa vi prende? Guardate che questa è una festa, non un funerale. Ah, dimenticavo che adesso c'è un programma in cui compaio anch'io. Accendete la TV, per favore. Ci penso io. Ed ecco a voi la meravigliosa Lin Min Mei. Brava! Interrompiamo il programma per darvi un importante comunicato. Che cosa? Proprio adesso! I soliti guastafeste! Il comandante Global ci ha appena informati che il quartier generale ha vietato ai superstiti di Macross di lasciare l'astronave per motivi di quarantena. Cosa? Ma perché? Ma stiamo scherzando! Si tratta naturalmente di una misura temporanea. Vi preghiamo di restare calmi e di collaborare con le autorità. Ora che siamo finalmente sulla Terra, vorrebbero tenerci rinchiusi qui? Sono molto preoccupata per i nostri bambini. Devono darci una spiegazione! E ora torniamo al nostro programma. Ma era così. Dobbiamo ribellarci, non è giusto! Con tutto il tempo che hanno avuto per pensare a come comunicarlo, non sono proprio riusciti a trovare niente di meglio. È naturale che la gente sia sconvolta. Guardate, ci sono un sacco di militari. Perché non la chiediamo a loro una spiegazione? Chiediamola, andiamo. Sì. Non lo sanno loro, chi altri può saperlo? Allora, dimmi, che cosa sta succedendo? Non lo so, io sono un pilota, non mi hanno detto niente. Adesso basta, è una decisione presa dall'alto. Nessuno ci può fare niente, si calmi, per favore. Come si calmi? Ho una gran voglia di spaccare tutto, invece. Abbiamo perso ogni cosa che avevamo grazie a voi e alla vostra astronave. E ora vogliono impedirci di sbarcare? Questo è un sopruso che non siamo disposti ad accettare. Ma si tratta di una situazione temporanea. È da quasi un anno che ce lo sentiamo ripetere. Presto saremo di nuovo sulla Terra. Potrete riabbracciare i vostri cari. Per quanto ancora intendete prenderci in giro. Sentite, ho un'idea. Prendiamo, non sopporteremo più queste imposizioni. E di finirla. A mali estremi, estremi rimedi. Hai ragione. Sì. Andiamo via. Ehi, se ne va. Ehi, aspetta. Ma che fa? È impazzito. Silenzio. Lasciala. Sta zitta. Cosa pensi di ottenere comportandoti in questo modo insensato? Siamo fritti. La stesa! Caspita, che svento! Vorrete mica fargliela passare liscia? Ehi, soldatino, dico a te, bivello! Ma insomma, volete smettere? Ora te la vedrai come ho! Tutto bene? Che cosa mi ha colpito? Come, Kaifun?
Stai con loro. Dannato! Ora ti sistemo io, bastardo! No! Vigliacchi! Un'arte marziale cinese, vero? Già, ma ha usato solo le mosse puramente difensive. È la prima volta che vedo praticare dal vivo un'arte marziale cinese. Molto interessante, già. Sei piuttosto bellicoso per uno che non ama la guerra. Uso il Kung Fu solo per difendermi, mai per attaccare. Oh? Ah? Tieni, Ryber. Ah. Scusami, volevo dire Kai-Fun. Prendi. Mi dispiace. Scusa, ma porti un uniforme e io non posso accettare. Lui è così, che vuole farci? Non sopporta i militari. Vieni. Vacci piano, così mi fai male. Ah, starò più attenta. Min-Mei, sei una stupida. Niente. Kang-jin è partito con una nave d'assalto? Esatto. Accidenti a quella testa calda. Si merita una bella lezione. Comandante, velivolo non identificato in avvicinamento. Che cosa? Altitudine 12.000-11.000. Se mantiene questa traiettoria, marerà a 20 km da qui. Svelta, dia l'allarme generale, tutti ai posti di combattimento. E lei mi trovi a Yase e le ordini di venire subito qui. Sì, signore. Nave nemica in avvicinamento, ammaraggio punto K32R56. Gli Zentradi, per ora ci limiteremo a bersagliarli coi missili. Signor sì. È chiaro che il loro obiettivo è Macross. È un fardello troppo pesante per la Terra. Dieci minuti al contatto, rotta costante. Combattere produce solo distruzione. Misa, Misa, mi ascolti? Tutto bene? Misa, non ti riconosco più, che cosa ti succede? Non è che per caso ti sei innamorata di qualcuno? No, figuriamoci, ma che vai a pensare? Dispaccio dal quartier generale terrestre! Hanno lanciato dei missili contro i nemici! Ci lasciano morire, ma non ci aiutano neanche a vivere. Capitano, rispondiamo al fuoco? Attenzione, abbiamo l'ordine di non attaccare il pianeta. Già, questo perché il nostro obiettivo è un altro, giusto? Esattamente. Caccia d'assalto decollati da nave nemica. Questa è la nostra grande occasione. Non gli daremo tregua. Stavolta li polverizzeremo. Moduli nemici in avvicinamento e sono un bel mucchio. Sarà una battaglia molto impegnativa. Tutti gli Spartan sul ponte, pronti a far fuoco. Sì, capitano. Cos'ha di speciale quel bell'imbusto? A tutti gli Spartan, appostarsi blocco 7, 9, 16 e 22.
Squadriglia Vermiglio, decollo immediato, proteggere blocco 3. Roger. Mi dica, tenente, quanti di questi affari ancora dovremo abbattere prima di vederne la fine? 10.000 forse? 1 milione? 1 miliardo? Strano, questa volta non mi ha risposto per le rime. Squadriglia Vermiglio, pronti al decollo! Spostatevi immediatamente al settore 7. Sì, signore. Ricevuto. Ricevuto. Ah, ma quelli? Una seconda ondata d'attacco punta su di noi. Scopo dell'operazione è bloccare le manovre dei Kamjin. Non aprite il fuoco sul nemico. Come? Non dovremmo sparare contro i micronianni? Beh, più facile dirsi che a farsi, ma noi ci proveremo. Lo sapevo, ho già contravvenuto agli ordini. Kamjin, mi sente? Interrompa subito questo assurdo attacco. Lei sta apertamente violando gli ordini. Violando gli ordini? Sto solo giocando un po' con questa astronave. Non ho toccato il pianeta. È convinto di potermi mettere nel sacco con i suoi sofismi? Si ritiri, è un ordine! D'accordo, come vuole, l'accontento in un baleno! Squadriglia, torniamo indietro! Ricevuto, ci ritiriamo? Sì, per forza, purtroppo Raplamis me l'ha ordinato direttamente. Ma lasceremo un ricordino ai nostri amici. Un ricordino? Ma certo, non vogliamo che ci restino male! Capitano, una nave nemica sta puntando su di noi! È probabile che intenda speronarci. Non perdiamo tempo, Daedalus in posizione d'attacco! Subito, signore! Attenzione, a tutte le postazioni! Stai bene! Sì, erano vicini a noi, ma per fortuna mi hanno mancato. Io ho appena qualche graffio. Squadriglia Vermiglio, nemico nella vostra zona, inseguitelo. Ricevuto. Oh, quello è un pilota che ci sa fare. Pensiamo noi qui. Lei continui a inseguirli. Ricevuto, attenti ragazzi. Ci siamo. Dare l'ordine attacco Daedalus fra 20 secondi esatti. Occhio, starmi dietro è pericoloso. Attacco Daedalus fra 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Misa! Daedalus, attaccare! Thank you.
L'attacco Daedalus ha avuto successo. Nave nemica distrutta. Maledizione! Anche stavolta mi è andata male! Spiacente, Cavgini, il suo stratagemma non ha funzionato. Ma le darò uno strappo lo stesso. Via, tutti a bordo! Sembra che i nemici si stiano ritirando. Li inseguiamo? No, meglio non esagerare. La battaglia è finita. Ma per precauzione non lasciate i vostri posti. Sì, signore! Tenente Ayase, lei invece vada in camera sua e si riposi un po'. Sì, capitano. Combattere produce solo distruzione. Quanti dovremo abbatterne ancora prima di vederne la fine? Non lo so, non so più niente, ma una cosa è certa. Kaifun non è il mio adorato Raiber. Ikaru è stato abbattuto in un attacco diretto da una distratta Misa contro le truppe Zentradi e non ha ancora ripreso conoscenza. Nella camera d'ospedale in cui è ricoverato, la sua mente inizia a vagare confusa in una serie interminabile di incubi. Non perdete il prossimo episodio di Macross, Fantasmi!追いかけはしない君の走る影の後人は誰も走り続けるゴールはまだ見えない今日の次に何がある明日の先に何がある遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける